Festival di musica da camera che si svolge a Bentivoglio nel Bolognese, ce ne parla Alessandra Finzi. A Bentivoglio torna il Festival internazionale di musica da camera, che da quest'anno si presenta con veste rinnovata. Quattro gli appuntamenti nella splendida cornice di Villa Smeraldi. Accanto a musicisti affermati, il festival intende valorizzare il talento di giovanissimi emergenti, già vincitori di concorsi pianistici. Tali giovani, ha sottolineato il direttore artistico Luisa Grillo, vogliono essere da richiamo per tutti coloro che amano la musica e l'arte e ne riconoscono il valore formativo oltre che puramente estetico. Dopo il pianista di fama mondiale Oliver Kern, che ha aperto il festival, il secondo appuntamento ha visto sul palco tre musicisti provenienti dall'orchestra del Teatro Comunale di Bologna: Wilhelm Blocksbergen, Alessandro Savio, Franca Bruni. Uniti dalla stessa passione per la musica da camera, che in questa occasione hanno deciso di affrontare un'opera inconsueta per la formazione del trio d'archi, le variazioni Goldberg, scritte da Johann Sebastian Bach per strumento a tastiera. Musiche di Mozart, poi per il trio d'archi e la pianista Martina Sighinolfi, di 11 anni, vincitrice di 6 primi premi in concorsi pianistici, già solista con l'Orchestra Filarmonica del Comunale di Bologna. E termina qui il nostro giornale, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.